sarà la star, sarà anche la starting, si partirà dalla starting list, infatti qua lo vediamo, sarà quello che è quello che ha definito poi la gara di fondo, 10 km Gunders. Ricordiamo, Max, è stata invertita, la penalty race viene fatta domenica mentre la Gundersen viene fatta oggi. Allora, Rungaldir 1 minuto e 16 da recuperare, Coxen 1 minuto e 21, il norvegese sarà la locomotiva per tutti, in tanti si accoderanno, Coxen potrebbe essere considerato anche favorito per la vittoria, a meno di una grandissima prova di Bernhard Gruber sugli sci, attenzione perché Rungaldir oggi ha veramente chance di podio. Se riesce a rimanere con Coxen ed è capace, si può iniziare a sognare. Se non sbaglio, l'anno scorso in qualche occasione come tempo era riuscito anche a stare davanti a Coxen. Sì, può essere capitato, Lucas, però, complessivamente. Insomma, non è l'ultimo arrivato a Rungaldir, vanta due quarti posti in carriera e tanti piazzamenti tra i migliori. Però come giustamente detto te, nel fondo Coxen è quello che va preso come punto di riferimento. È il numero uno. Coxen è il più forte nello sci di fondo. Invece gara più difficile per Armin Bauer, che è rimasto un pochino attardato. Nel 2009, ne abbiamo parlato in mattinata, tra gli atleti in gara oggi l'unico che ha vinto a Liberec è Bill de Mong, non solo in occasione di quei campionati del 2009 ma anche nel 2002, in una serie di gare, vinse una Gundersen, in una serie di gare che precedettero le Olimpiadi di Salt Lake City. Si disputavano Sparinare e Sampa Lajunen, che si impose in tutte le gare in programma. Un'impresa che non è mai stata eguagliata da altri in questa disciplina. Sì, un Bill de Mong che comunque oggi, Max, parte con un distacco importante, 2 minuti e 14, 38esimo, insomma, una gara che per lui si fa in salita. Sulle chance a questo punto ti direi, dato per scontato che Coxen dovrebbe essere quantomeno uno dei favoriti, se non il favorito numero uno, Lucas Rungaldir che ha 1 minuto e 16 da recuperare, può andare a prendere, praticamente parte vicinissimo a Kirchheisen, quindi insomma un trenino abbastanza interessante, si può formare subito. Se Coxen è quello dei giorni migliori, riesce a guadagnare e si può trascinare dietro alcuni atleti, tra cui Rungaldir. Un combinatista che a traino riesce a mantenere. Sempre un atleta interessante, in realtà poi, a parte l'ultima, nelle ultime due gare, anzi la terz'ultima e la penultima, ha avuto qualche problema di gestione proprio della gara nella parte iniziale. Beh, nella prima gara di Almaty ha sbagliato tutto perché ha voluto seguire il ritmo forsennato di Kirchheisen, che nei primi due giri è andato a bomba e poi è saltato in aria. Lo stesso Kirchheisen nel finale ha pagato dazio sul rimontante Coxen. Nell'ultima gara di Klingenthal devo dire che si è difeso abbastanza bene, per cui va seguito con attenzione. Però per lui tutto dipende dalla fase iniziale della gara, in cui deve risparmiare energie. Invece per Micheli e Rungaldir si annuncia una gara all'attacco. Per Micheli l'obiettivo è migliorare il precedente miglior risultato in carriera, che è un decimo posto ottenuto a Schoenach. Dobbiamo tornare al 2010. Poi c'è un terzo italiano in gara che è Bauer, che deve recuperare parecchio sulla zona punti, parte con il pettorale 47 e la zona punti è lontana 52 secondi. Per Rungaldir l'obiettivo dichiarato è il podio. Oggi da un punto di vista tattico si è messa benissimo per lui e deve sfruttare l'occasione, perché non è detto che possano capitare spesso e volentieri queste situazioni. Ecco, sono curioso di vedere a questo punto, anche tu l'hai detto prima, oggi parte staccato con 2 minuti e 21 il leader di Coppa del Mondo Jason Amichapuy, vedere A se parte, ma credo che partirà, e B che tipo di gara farà, perché non credo che spingerà al massimo, insomma ormai il gap è quello che è, quindi non sia per quanto riguarda la Coppa del Mondo, che ormai lui ha praticamente già vinto, e sia per questa gara qua, che insomma sprecare tante energie sapendo di non far più di tanto non credo che convenga. Sì, resta il dubbio sul discorso relativo alla partenza di Amichapuy, che potrebbe risparmiare energie in vista della gara di domani. Intanto Clemensen è partito forte, si è riportato su De Niffel che tira, no, su Gruber che tira e De Niffel dietro. Chiaro, Wattabé è una posizione di partenza interessante, però per riaprire il discorso Coppa del Mondo deve vincere, e alla luce degli avversari odierni è dura, perché Coxen francamente dovrebbe batterlo a meno di grosse sorprese. Il tracciato di Liberec è abbastanza impegnativo, gli atleti devono percorrere 5 giri di 2 km, questa salita ce la ricordiamo, l'abbiamo vista affrontare tante volte nel corso dei campionati mondiali del 2009,
qui si può fare davvero selezione, ecco. Un Alessandro Pittini in questo contesto avrebbe potuto fare male a tantissimi, però anche Rungaldir, perché Rungaldir è un atleta che in salita va forte, un atleta leggero che è in grado di fare selezione. E Clemens inizialmente si era avvicinato, poi ha perso terreno in maniera repentina rispetto agli austriaci, che sono effettivamente superiori a lui sugli sci stretti. Hanno decisamente una marcia in più. Tra le altre cose, tu giustamente prima citavi Wattavé, stavo guardando la differenza fra Coxen e Wattavé, insomma 9 secondi obiettivamente. Restando nel campo della realtà, Coxen glieli va a recuperare come e quando vuole. In carrozza. Intanto vediamo il distacco di Frenzel, che è partito molto controllato, non ha interesse a tirare, ha intenzione di riportarsi su quelli davanti, però con l'aiuto di coloro che rimonteranno nel corso della gara. Per cui in questo momento Gruber e De Nifel vanno leggermente più forte. Clemensen praticamente ha mantenuto invariato il distacco dagli austriaci, ma non sarà facile rientrare. Vediamo gli altri. Primo a transitare Bieler, che sicuramente non è un fondista di primissimo piano. Bieler che ha perso 6 secondi abbondanti rispetto alla testa della gara, e poi dietro si vedono Jan Schmid e con lui Wattavé. È uscito Wattavé, sì, il più giovane dei fratelli Wattavé, che fondista non è. Dietro però vedo anche Akito, un po' più staccato, praticamente sì. I due Wattavé sono uno dietro all'altro. E si vedono anche gli italiani, adesso qui si formerà un lungo trenino con Wattavé, Akito, Johannes Rudzek, Sebastian Lacroix, Jörg Scheisen, Michielli, Rungaldir, Coxen che recupera percorsie interne. Ecco, questi atleti possono riportarsi su quelli davanti. C'è da dire che Coxen ha recuperato non tantissimo nei primi 900 metri, perché ha tirato giù 6 secondi, quindi la proiezione non consente di pensare magari un riavvicinamento al tandem di testa, però attenzione, perché atleti come Gruber e De Nifel perdono meno nella parte iniziale della gara, ma in genere tendono a perdere di più negli ultimi giri. Tanto stavo guardando, Max, ne approfittiamo, la lista dei non partiti. Allora, abbiamo Edelman, non è partito, poi non è partito Risle, non è partito nemmeno Stecker, Fio, Slabik, Spillane e Drummel. Sì. Drummel è l'ultimo a non essere partito. Tutti atleti decisamente attardati, per cui questa scelta è condivisibile, perché oggi non avrebbero avuto modo di entrare in zona punti. Intanto Gruber sembra averne, oggi ci vuole provare a vincere. Ricordiamo che gli austriaci in stagione non hanno vinto nemmeno una gara. De Nifel fa fatica a rimanere col compagno di squadra. Vediamo, insomma, per Gruber non è semplicissimo impostare l'intera gara da solo. È anche vero che il margine rispetto agli inseguitori è importante. Clemensen, che è subito dietro, non è un problema. Effettivamente non hanno guadagnato un granché da dietro nei primi 900 metri. Vediamo se la situazione cambia 2 chilometri. No, ma stavo guardando anche gli altri distacchi, bene o male, nei primi 900 metri dagli azzurri cosa, non sono stati grossi cambiamenti. Più o meno i distacchi sono rimasti vagamente costanti. Sì, a questo punto De Nifel alza bandiera bianca, Gruber se ne va. Clemensen è destinato ad essere risucchiato da quelli che inseguono. Frenzel aveva un distacco di 25 secondi ai 900 metri, quel distacco aumentato anche perché Gruber tra i primissimi è l'unico che sta andando al massimo del potenziale. Vediamo il distacco di quelli che contano, ossia da Akito Wattavé in avanti. Ecco, questo è l'altro Wattavé però. Esatto, ecco, Jan Schmid può essere pericoloso di questi atleti, però anche lui ha avuto una partenza abbastanza letargica, perché attende l'arrivo di altri atleti da dietro per lasciare magari, insomma, il peso dell'inseguimento a Coxen, da Akito Wattavé, a Kirchheisen. Gli italiani sono in questo gruppone, un gruppone che arriverà a giocarsi la terza posizione. Vediamo se c'è possibilità di arrivare a giocarsi magari anche le prime 2 posizioni. Però guarda, il distacco non dà ragione, perché praticamente nel primo giro hanno guadagnato niente su quelli di testa. Infatti stavo dicendo, è rimasto praticamente costante. Cioè, voglio vedere adesso quando deciderà di inserire il turbo Mikko Coxen, perché ovviamente non può neanche lasciarli andare via più di tanto se vuole sperare di portare a casa la gara. Comunque abbiamo un Coxen che ha Giuseppe Michielli, Lucas Rungaldier attaccato alle costole. Sì, ma in ogni caso c'è anche Michielli in zona. La Misha Puglia in 900 metri era 37esimo, staccato dalla zona punti di una ventina di secondi, quindi punti ne potrà portare a casa, ma si parla di briciole. Merecuta,
Sto guardando dietro, anche Mohan non ha guadagnato niente perché è rimasto a 1,37, quindi è lo stesso gap della partenza. Ecco, però questo tracciato era considerato impegnativo in passato, spesso e volentieri è stato selettivo. Effettivamente, per quello che ho visto in questo primo giro, c'è una salita dove si può fare la differenza, però poi c'è un lungo tratto in discesa, un piano dove mi pare che nessuno si sia avvantaggiato più di tanto, quindi alla luce dei tempi registrati sembra meno selettivo rispetto alle attese. Qui vediamo la Michapuy in rimonta, chiaramente la regia si sofferma su di lui perché è atleta di altissimo rango, insieme a lui hai detto bene, c'è Bill DeMong. Infatti stanno facendo corsa insieme, intanto siamo ai 2,9 km, quasi 3 km, con Gruber che ha preso anche un leggero distacco su Denifel. Era già chiara e adesso credo che sarà una progressione nei confronti di Denifel. Dietro stanno arrivando anche Clemensen, ormai risucchiato da Frenzel. Sì, Frenzel è partito con 22 secondi di distacco rispetto a Bernard Gruber, adesso probabilmente ne avrà una trentina, quindi il passo di Gruber è un passo importante. Non dimentichiamo che Bernard Gruber è riduce da tre stazioni da podio consecutive, quindi la condizione è dalla sua. Adesso l'impressione è che Coxen voglia iniziare a fare la voce grossa. Rungaldir molto intelligentemente ha capito che l'unica schiena importante è quella di Mikko Coxen, si pone in scia e da adesso in avanti la gara cambierà. Non so in quanti possono rimanere con Mikko Coxen e Rungaldir, credo trio, pochi. Un bel trio, Max, perché c'è anche Kircheisen lì con il duo. Sì, altro... però io lo ritengo inferiore in questo momento sia a Coxen che a Rungaldir. Però comunque è sempre da tenere d'occhio, ovviamente hanno una marcia in più. E intanto stavo vedendo anche un Watabe che arriva, qui siamo all'intermedio, come abbiamo detto, dei 2,9 km, Rungaldir 1,13, il gap è sempre lo stesso per il gruppo. Sì, però a breve Cox e Rungaldir si riporteranno a ridosso della quinta posizione, che adesso è occupata credo da Ian Schmid, con Biller in scia e Yoshito Watabe in difficoltà. Dopodiché bisognerà capire quale sarà il distacco dopo due giri rispetto a Frenzel, Clemensen e Denifel, che sono gli atleti subito davanti. Gruber in effetti nei primi 2,9 km ha tenuto un ritmo decisamente sostenuto, ritmo non so oltre le sue possibilità. Non so se riesce a tenerlo fino alla fine, perché è un bel ritmo questo, Max. Bisogna capire se sarà in grado di mantenerlo fino al termine della gara. È vero che storicamente Bernard Gruber a fine febbraio sale di condizione, però effettivamente la partenza è stata con un ritmo troppo sostenuto per le sue caratteristiche. Comunque Denifel resta in scia, non è così lontano, ci saranno 7-8 secondi, e mentre per Clemensen e Frenzel c'è davvero poco da fare. Andiamo a vedere la posizione anche di Armin Bauer, che però partiva veramente da lontano e difficilmente oggi entrerà in zona punti. Stavo guardando Schapuy, la Michapuy è 29esimo a 2 minuti e 10, più indietro non è ancora... Bauer 41esimo a 2,40 al termine del primo giro. Sì, no, stavo guardando e adesso. E deve transitare 2,9. Eccolo qua, 37esimo. Quindi rimonta ma si conferma in condizione. Io però Bauer settimana prossima lo manderei a Predazzo a gareggiare in Coppa Continentale in modo da guadagnare un posto in quota per le gare della prossima stagione di Coppa del Mondo. E allacciandoci al discorso di stamattina. Esatto. Ovviamente di questi argomenti ho già parlato anche con i tecnici, poi si faranno le valutazioni del caso. Intanto adesso Frenzel si è messo a tirare, ha scavalcato Clemensen che però rimane in scia. Frenzel ha un finale abbastanza incisivo, però anche Clemensen è forte in volata, quindi conviene al tedesco staccarlo. Io sono convinto che Frenzel e Clemensen possano essere poi risucchiati da Coxen e Rungaldir. Però è anche vero che hanno un vantaggio non indifferente ai 2,9 km superiore ai 30 secondi. Adesso addirittura tira Rungaldir, Kircheisen sembra averne, anche Mikko Coxen, Watabe, poi ti direi Johannes Rudzek, Michielli patisce un po' di più a mantenere questo passo ed è in coda al gruppo. Insomma, Coxen che comunque non ha, qui siamo a 3 km, 4 km, credo da metà gara in poi probabilmente cambierà qualche cosa. Intanto qua vediamo proprio transitare Jan Schmid con Lucas Rungaldir, Kircheisen e Coxen, come dicevi tu. Rungaldir è un atleta spesso e volentieri molto generoso, ma tatticamente insomma non proprio geniale. Adesso sta spendendo parecchio e forse in questa fase della gara può avere anche un senso.
Il problema è che il distacco rispetto a Frenzel rimane di 40 secondi, quindi si fa veramente fatica a guadagnare su questo tracciato. Michele invece ha perso un po' di terreno, è rimasto insieme a Christoph Biller, Cato e credo Fletcher, Brian Fletcher, per cui diventa difficile per Michele chiudere tra i migliori 10. In ogni caso un piazzamento tra i migliori 15 andrebbe già benissimo. Sarebbe già un bel risultato, ci sarebbe da accontentarsi. Qua invece siamo sul gruppo con la caduta la Misha Pui, neve fresca, e questo poi in discesa ha creato qualche problema. Praticamente deve ripartire da fermo in un tratto in cui gli altri andavano veloci e quindi perderà parecchio terreno. Una giornata abbastanza sfortunata per la Misha Pui, che in allenamento ieri nel salto era stato migliore. Rungaldir ne ha e a breve raggiungerà Jan Schmid, però davanti Frenzel mantiene una quarantina di secondi di margine, che sono effettivamente tanti. Però non siamo ancora a metà gara, Max. Non siamo ancora a metà gara, Frenzel di solito mi dà qualche perplessità. Però non ha speso tanto all'inizio. Giustamente c'è da capire, come dicevi te, quanto ha bruciato in energie fino adesso. Esatto, secondo me Frenzel nella prima parte di gara, nei primi due giri se vogliamo, ha controllato, quindi potrebbe avere margine nel finale. Bernhard Gruber continua in solitudine, dovrebbe avere una decina di secondi abbondanti di margine su Willem De Niffel. Certo che Gruber e De Niffel sono cresciuti moltissimo in questi ultimi mesi e ormai sono atleti da prime 5-10 posizioni in ogni contesto. Un De Niffel così splendente non l'abbiamo mai visto. Resta atleta che deve ancora salire per la prima volta sul podio e non è detto che ci riesca oggi, perché Frenzel si sta avvicinando a De Niffel, Frenzel che si è sbarazzato di Avar Clemensen, mai era previsto. 17 secondi di distacco fra i due austriaci, ma il punto è vedere dietro quello che sta succedendo e quanto è il distacco, giustamente come dicevi te, sul gruppo degli inseguitori. Lukas Rungaldir, Kischaisen, Coxen, Watabe e poi dovrebbe essere Johannes Rützek. Sì, intanto vai a vedere la posizione di Armin Bauer ai 4 km. Nel frattempo Rungaldir è quasi prossimo a raggiungere Jan Schmid, si formerà un gruppo di 7 atleti, tra questi ci sono due tedeschi, Kischaisen e Johannes Rützek, c'è un giapponese, Kito Watabe, c'è Mikko Coxen, ci sarà Jan Schmid e poi c'è il francese Sébastien Lacroix, che è discreto fondista, non dotato però di un finale devastante. Rungaldir sta effettivamente spendendo tanto, la condizione è ottima, gli italiani hanno lavorato in questi giorni a Klingenthal, dove hanno anche chiaramente saltato, e bisogna ammettere che il Rungaldir visto oggi nel salto è un atleta rigenerato, sarà importante riconfermarsi domani. Ai 4 Bauer era 36esimo. È 36esimo, distanza dalla 30esima posizione? Dunque lui è 36esimo dalla 30esima posizione, ti dico subito, 30esimo era Bajosi Rinki, 2.14, Bauer era a 2.34, quindi una ventina secondi. Di secondi. Allora intanto è successo qualcosa di importante, Coxen ha attaccato in salita, Kirchhaisen ha risposto, mentre Johannes Rützek e Lacroix sono rimasti sulle gambe, per cui rischiano di staccarsi dal trenino con Rungaldir, per cui due avversari in meno. Anche per Jan Schmid non sarà facile rimanere con i migliori, nonostante abbia amministrato in questa fase della gara. Però il tema è sempre il medesimo, e su Frenzel non si guadagna, perché il distacco di Rungaldir è superiore ai 40 secondi dopo 4,9 km, quindi metà gara. Guarda, l'unica ipotesi è che Frenzel abbia una picchiata come ha avuto in precedenza in alcune gare. Ma ovviamente serve un cambio di marcia di quelli dietro, che si devono dare una mano nel tirare, Coxen deve dare dei cambi regolari a Rungaldir e anche Björk Kischaisen se ne ha, perché sennò francamente è impossibile andare a riprendere Frenzel. Eccolo qui inquadrato Rick Frenzel, che sta cercando di raggiungere Willem De Niffel, che occupa la seconda posizione. Per adesso il podio parla tedesco, non è detto che sia così fino alla fine. Neve abbastanza difficile, Max, oggi, perché è abbastanza soffice, stavo vedendo. Sì, perché le temperature sono tutto sommato elevate. Adesso vediamo se Frenzel riuscirà a riportarsi in tempi brevi su De Niffel, che in questa fase appare un po' in difficoltà. Mentre Bernhard Gruber sembra averne e mi pare proiettato verso il successo. Gruber che ha già vinto in Coppa del Mondo. Diciamo più un piazzato che un vincente, se vogliamo. Comunque, 11 podi con due successi non sono male. Poi a questo numero di podi va aggiunto anche quello nei Giochi Olimpici, che probabilmente è il risultato più prestigioso della carriera per lui, insomma, a parte le gare a squadre. 18 secondi da amministrare, considerato che dietro comunque per il momento quel recupero non c'è stato e siamo oltre metà gara, perché stiamo andando intorno ai 6 km, insomma ancora 4 km con 17, fra i 17 e 18 secondi da amministrare ci possono stare. Intanto qua vediamo proprio il Clemensen,
che sta tenendo abbastanza bene, però verrà raggiunto dai 5 inseguitori. Come segnalavo in precedenza, si sono staccati Johannes Rudzek e Sébastien Lacroix, per cui rimangono Jan Schmid, Mikko Coxen, Lukas Rungaldir, Akito Watabe, che ormai è diventato fondista di livello eccelso, e poi Björk Hirschhausen. Qui c'è un'altra caduta con Magnus Mohan, quindi nomi celebri, eh? Prima la Mishapuia e poi Mohan. Ma non è, mi sembrava un punto abbastanza simile in discesa, uguale, a quello, è lo stesso punto, sì, sì. Non so se è lo stesso punto, ma la situazione è analoga a quella del francese. Ha rotto anche il bastoncino Magnus Mohan, vediamo se ne trova uno in tempi celeri, però insomma perde tanto terreno in questo tratto in discesa, che poi però sale, ma gli altri affrontano il tratto in salita con lo slancio della discesa. Intanto Rungaldir 1 minuto e 06 di distacco rispetto alla testa della gara, però sempre 40 secondi da Erik Frenzel. E Bauer aspetta, 32 secondi da Frenzel in questo momento. Bauer ai 4.9 era 35esimo, quindi aveva guadagnato una posizione in termini di tempo, però non ha guadagnato nulla. Dalla trentesima posizione rimaneva sempre a una ventina di secondi. Beh, effettivamente bisogna ammettere che oggi Gruber sta disputando una gara oltre le aspettative sugli sci stretti. Intanto anche Michielli si mantiene in posizione interessante, è passato tredicesimo i 6 chilometri. Tallonato da Katola Erte Biller. Esatto, che alcuni sono compagni di avventura praticamente dall'inizio. Prossimo il ricongiungimento tra Frenzel e Denifl. Denifl, atleta originario del Tirolo, invece Erik Frenzel è sassone, per cui non lontanissimo da Liberz, se vogliamo, quasi gara di casa per il tedesco. Clemensen è staccato una ventina di secondi abbondanti rispetto a Frenzel, e a breve sarà raggiunto da Coxen, Rungaldir, Watabe, Hirschhausen e Jan Schmid. Mi aspettavo un tracciato più selettivo ed è il motivo per cui da dietro faticano a rientrare. Eccolo qua, Gruber. Siamo ai 6,9 km, quindi meno di 4 km al traguardo. Comunque, in realtà 3,1 km. Spettacolare gara di Bauer, che è 31esimo. Pensavo che facesse fatica a entrare in zona punti, invece ho l'impressione che ce la possa fare. Sta tenendo dietro. Peraltro quasi in solitudine, senza avere degli appoggi importanti su cui contare. Frenzel recupera qualcosa rispetto alla testa della gara, mentre dietro si iniziano a intravedere Coxen, Rungaldir, si vedeva Jan Schmid, però attenzione che qualcosa sta succedendo, non so se tutti riusciranno a mantenere il passo di Mikko Coxen. Qui la regia purtroppo va ancora più indietro, va a prendere Fletcher. Esatto, prende Brian Fletcher con Michielli e tanti altri atleti in rimonta, e Coxen se n'è andato, ma non vedo Lukas Rungaldir, che purtroppo è là dietro, dovrebbe essere la tuta, sì, la tuta dietro Hirschhausen. Non è riuscito a tenere il passo di Mikko Coxen. Coxen, fondista numero uno di questo circuito, Max, non dimentichiamo. Tenere il passo di Coxen devi essere veramente tosto, nel vero senso della parola. Cioè, già un Alessandro Pittin, che è il numero due sul fondo, anche lui per tenere il passo di Coxen deve dare fondo alle energie. Hai ragione, resta un po' di delusione, perché pensavo che Rungaldir riuscisse a rimanere con il norvegese, però così non è stato. Coxen a questo punto può cercare di riportarsi su quelli davanti, peraltro staccato Kito Watabe, che è l'avversario per il secondo posto nella generale, e nel complesso la Mishapui non andrà malissimo oggi, perché Watabe non porterà a casa più di una quarantina di punti, e quindi la debacle di la Mishapui nel salto inciderà pochissimo nella generale, lo possiamo già dire. La Mishapui si porterà a casa la terza sfera di cristallo consecutiva. Sì, dunque Coxen in questo momento praticamente da Gruber è a 50 secondi e a 20 da Frenzel più o meno, anzi un po' meno di 20, scusami Max, 16 secondi. Può provare a puntare ancora alla seconda posizione, però l'unica strategia per il norvegese è testa bassa fino alla fine, dando veramente tutto. Beh, anche perché purtroppo per lui non è che manca molto al traguardo. La domanda è, ma non è che magari nella prima parte di gara ha pagato un pochino, cioè non è riuscito a ingranare e a dare quel passo per andare, perché ho visto i distacchi sono rimasti costanti alla fin fine nella prima parte di gara. Ma Coxen ha guadagnato tantissimo negli ultimi 900 metri, può darsi che abbia voluto gestire l'energia, ad esempio Rungaldir è saltato all'improvviso, però praticamente ha tirato per due giri, e qui si vede anche la poca esperienza di Rungaldir nel gestire queste situazioni. Più volte abbiamo fatto notare che da un punto di vista tattico non sia proprio il più avvezzo di tutti, oggi se vogliamo ce n'è stata un'altra dimostrazione. Intanto Frenzel raggiunge definitivamente
Villeneuve, Bernard Gruber è avanti, 25-30 secondi, attenzione al distacco degli altri, però mancano anche solo 2 km al termine e chissà che Villeneuve non riesca a conquistare questo primo podio in carriera, un sospiratissimo primo podio. Vediamo, sto guardando dietro Mon, quasi all'intermedio, al settimo intermedio, cioè quello dei 6,9 km, aveva un ritardo di quasi un paio di minuti, 1,58. Stavo guardando dietro se arrivava anche Bauer, 28esimo in questo momento. Bene, Bauer, anche De Monk sta facendo una bella gara, ha recuperato parecchio. Adesso attenzione al distacco di Mikko Coxen che sta andando, secondo me ci può provare Mikko Coxen. Non vorrei che fosse partito troppo tardi, Max. Può darsi, nessuno chiaramente mantiene il passo del norvegese, Jan Schmid è quinto e Rungaldir si può giocare una sesta piazza con Akito Watabe, Clemensen può essere staccato. Io farei la firma per un sesto posto, sì, mentre addirittura Kirchhijsen non riesce a rimanere con Watabe e Lucas Rungaldir. Sesto posto sarebbe un ottimo risultato per Lucas, non c'è dubbio. Adesso Frenzel cercherà di respirare un attimo e poi magari attaccherà Villeneuve. Frenzel in genere è atleta in grado di piazzare uno spunto piuttosto incisivo nell'ultimo chilometro. Quindi credo che possa risolvere così la partita a suo vantaggio. Però non possono rimanere troppo sonnacchiosi perché sennò arriva Coxen e li beffa ambedue. Coxen in questo momento da Frenzel sarebbe a 14 secondi. Sì, però adesso vedi gli atleti da vicino. Luca, ti segnalo un dato che è molto interessante. Villeneuve in carriera è stato quarto per ben 4 volte. Eterna medaglia di legno. Sì, non è poco. Oggi ci sono i presupposti per sfatare il tabù podio, Mikko Coxen permettendo, però Coxen non si vede ancora alle spalle di questi atleti. Bisogna vedere anche quanto ha bruciato Bernard Gruber, ormai credo che a un paio di minuti dal, no forse anche meno, sì direi un paio di minuti dal traguardo. Mentre De Monk 20esimo, grande rimonta per lui, Mohan 22, deve ancora passare da Micha Puig, deve passare anche Bauer, che è in zona punti per l'ennesima volta. Bauer comunque una costante, per questo motivo io lo manderei in Coppa Continentale settimana prossima, perché davvero può guadagnare un posto in quota per l'Italia in vista della prossima stagione. Ci stanno anche queste strategie, bisogna ragionare per il movimento, non solo per l'atleta. E poi insomma una vittoria magari in casa in Val di Fiemme fa sempre però, piacere, però insomma vince, esatto, quello che volevo dire. Bauer 26esimo, ha quasi superato la Micha Puig, è a 7 secondi dal francese. Anche lui nella seconda parte di gara sta dando tutto. Intanto Frenzel che è ancora lì a ridosso, ormai prossimo, però Frenzel cerca di saltare via Villeneuve che è in difficoltà, anche perché credo che sentano il fiato sul collo di Mikko Coxen che si vede arrivare. Credo che Tenifel sia nuovamente a rischio di quarto posto. Magari mi sbaglierò, ma anche oggi Mikko Coxen al di là di tutto è ancora più veloce sugli sci stretti. Sì, è possibile, però attenzione perché deve ancora faticare parecchio per riportarsi sui due davanti. Ci sono 10 secondi, una volta scollinato credo che Denifel possa provare a mantenere il podio. Coxen è in spinta, però fa fatica a recuperare. 10 secondi, dai. Ne ha recuperati 3 dal... Mentre Akito Watabe rischia di andare a prendere Jan Schmid che è in difficoltà e quindi di portare a casa una cinquantina di punti. E Rungaldir non è riuscito a rispondere all'attacco di Watabe, Rungaldir che però potrebbe chiudere a questo punto in settima posizione. Impressionante la crescita sugli sci di Akito Watabe, davvero. E secondo me non è ancora finita perché ha ancora dei margini Watabe per riuscire a crescere. Guarda, se cresce nel salto più che nel fondo diventa il combinatista da battere nella prossima stagione. Ovviamente adesso aspettiamo anche di andare a vedere gli altri italiani. Lucas 1,9 in sesta posizione, poi Clemensen, Kirchhijsen che sono comunque lì appiccicati, poi la Croix. E Michelli rischia di essere scavalcato da diversi atleti perché sono in gruppo in tanti. Rüzek decimo. Rüzek è un po' più avanti rispetto a Michelli. Michelli occupa il gruppo, è nel gruppo che occupa le posizioni dalla 12esima in avanti. Però ci sono tanti atleti e molti dei quali in grande rimonta, tra cui l'atleta di casa Miroslav Dvorak che sta andando molto forte sugli sci. Intanto Gruber sembra ormai proiettato verso il terzo successo in carriera, meritatissimo, e fanno 4 podi consecutivi per lui. Denifel è rimasto con Frenzel e Coxen non è ancora rientrato, quindi a questo punto per Denifel potrebbe essere fatta.
Non so se ce la fa a recuperare a questo punto Coxen. Ho sospetto che lui sia partito un po' in ritardo. Intanto qua siamo sull'arrivo meritatissimo, sì. Successo di Bernhard Gruber. Ed è la prima vittoria in stagione per gli austriaci. Per distacco ti direi oggi. Se vuoi per dispersione, molto convincente sugli sci stretti Bernhard Gruber. Vittoria meritatissima e annunciata perché ormai da diverse settimane stava saltando alla grande. E dietro Frenzel ne ha per battere De Niffel, che comunque è felicissimo perché finalmente sale sul podio. Dopo tante medaglie di legno arriva anche quella di bronzo, se vogliamo. E poi Mikko Coxen è buon quarto. Ci sta provando fino all'ultimo Coxen, ma... Sì, però in classifica generale su Watabe guadagnerà pochissimo, perché Watabe rischia di essere addirittura quinto. Frenzel è contento, in stagione aveva vinto a Lillehammer, questo è il secondo miglior risultato per lui. De Niffel mai così in alto in carriera. Coxen si conferma il fondista da battere, però questo tracciato non pare così selettivo. La domanda è, vedendo il distacco di Coxen da De Niffel, io sono sempre più convinto, forse non è che magari è partito, io ho questo sospetto che doveva partire un po' prima con la progressione. Non lo so. Non è che intanto magari ha cercato di risparmiare un po' e ne poi... Ne parliamo dopo, intanto arriva Watabe che è quinto, Rungaldier nel finale è stato scavalcato da Clemensen, però sembra averne per chiudere in ottava posizione. Forse ci si aspettava qualcosa di più, però un piazzamento nei migliori 10 è sempre importante. Sottolineiamo che ci sono 3 norvegesi nei primi 7, ma questa non è una novità. Beh, considerato anche gli ultimi risultati, direi che è ottimo. Esatto, Kirchheisen si conferma non in grandissima condizione in questa fase della stagione sugli sci. Chiude nono ed è comunque il secondo dei tedeschi. Vediamo chi è decimo, credo Sébastien Lacroix. Francese, sì. Sì, che arriva in solitudine e dietro è battaglia. Ci sono tanti atleti coinvolti nella lotta per le altre posizioni. Dvorak sta risalendo con velocità tripla rispetto agli altri, però ne ha Johannes Rudzek, che però è battuto da Grobak, credo, vediamo. Grobak, Rudzek, Dvorak, poi abbiamo Bill de Monk, gara pazzesca di Bill de Monk, che ha recuperato da lontano, e Michielli è comunque sedicesimo, prestazione più che discreta. E Monk ha recuperato intorno al minuto. E quindi miglior tempo sugli sci per De Monk a questo punto. Da 2.14 partiva. Intanto arriva la Misha Pui, e dietro la Misha Pui ci dovrebbe essere anche Bauer. Che roba la Misha Pui, va a battere in volata Mohan, incredibile, ed è caduto. 21esimo. La Misha Pui se non cadeva arrivava insieme a Bill De Monk. Gara un po' sfortunata per lui, sì. Non era iniziata bene col salto, adesso poi domani vedremo con la penalty race. Mi pare di vedere anche Bauer in fondo al teleschermo, Bauer che sprinta per la 26esima posizione. Anche Bauer in termini di posizioni ne ha recuperate tante, perché da 47 fino a 26-27 non è male, ma è una buona conferma per Armin. Però io ribadisco, Michielli e Bauer stanno andando molto bene, complimenti a loro perché la stagione è comunque brillante, ma per il nostro movimento è più importante che tutte e due partecipino alle gare di Coppa Continentale di fine stagione, quindi le due di Val di Fiemme e le due di Kuopio, perché sono in grado di guadagnare 2 posti in Coppa del Mondo per l'Italia e sarebbe fondamentale per consentire ai giovani Costa, Rungaldier e Meyerhofer di gareggiare in Coppa del Mondo nelle prime gare della prossima stagione. Mentre stanno arrivando gli ultimi, Luca, apriamo una parentesi sui mondiali di Erzurum, i mondiali juniores. Si è conclusa la gara di combinata nordica, vittoria di un norvegese, secondo un finlandese, e buon risultato per la Finlandia che insomma ultimamente ha faticato, però gara dominata da chi ha fatto bene nel salto, quindi ha vinto il norvegese Lien, che aveva chiuso seconda posizione la gara di salto, e secondo il finlandese Herola, finlandese di Kuopio. Kuopio non ha grandissima tradizione con la combinata, che aveva però vinto la gara di salto. Il migliore degli italiani è stato Meyerhofer, 11esimo, Samuel Costa 18esimo, Rungaldier 19esimo, per Mattia Rungaldier secondo tempo sugli sci, Samuel Costa 6° tempo sugli sci, Meyerhofer 8° tempo. E a questo punto i delusi di questa rassegna juniores sono i tedeschi. Che... Diciamo che per quanto riguarda l'Italia ha detto una tradizione di fondisti, poi ovviamente magari miglioreranno anche nel salto, però insomma il movimento dietro alle spalle dei vari pittini e compagnia si sta muovendo, cioè sta iniziando a crescere. Sì, non c'è dubbio,
Intanto per quanto riguarda il miglior tempo sugli sci, non credo che sia De Monge, perché De Monge alla fine non è che ha guadagnato. Io credo che sarà ancora Coxen, però. De Monge ha guadagnato una trentina di secondi sulla testa di più della gara. Forse, sì. Perché partiva con 2.14 è arrivato a, andiamo a vedere, 1.43. Sì, sono un guadagnato 31 secondi. Invece Coxen ha chiuso con 34 secondi e mezzo, partiva con un distacco di 1.21. Ho l'impressione che il miglior tempo l'abbia fatto segnare proprio Mikko Coxen per l'ennesima volta. Non sarebbe una novità. Sì, effettivamente da gennaio in avanti, a parte la parentesi di Pittin, a Chenove, Coxen è stato il più forte sugli sci stretti. Comunque Alessandro era sempre lì, secondo, primo, terzo. Sì, non c'è dubbio, stretti, ma cioè, Pittin è inferiore solo a Mikko Coxen sugli sci stretti. E poi su determinati tracciati probabilmente Pittin fa più male di Coxen. Comunque anche oggi piazziamo tre italiani in zona punti. Rungaldier ottavo, Michielli sedicesimo e Armin Bauer ventisettesimo. Con Pittin sarebbero stati quattro. Questa squadra è in grande salute e davvero il prossimo anno può fare un pensierino alla medaglia nei campionati mondiali della Val di Fiemme, anche nella staffetta 4x5. Oltretutto in casa. Oltretutto in casa, e le prospettive sono ancora migliori per Sochi 2014. Ricordo che lo scorso anno feci questo discorso, quello delle potenzialità della squadra italiana durante le gare dei mondiali di Oslo Mencollen. Qualcuno mi diede degli incompetenti e si mise a ridere. A questo punto è l'incompetente che ha parlato. Sì, non c'erano dubbi neanche Max, prima su quanto detto, però abbiamo avuto la dimostrazione che la squadra italiana in realtà ha del potenziale, e crescendo quel quid nel salto davvero si può lottare per il podio anche nella prova squadre, nonostante l'Italia non abbia la benché minima tradizione a 5 punti. Però la Misha Pui, ridendo e scherzando, ne porta a casa 10, Guatabeglia ne recupera 35 e al cambio la Misha Pui mantiene più di 200 punti di margine sul secondo, sì, non a 4 gare dal termine. Direi che non c'è storia, Max, cioè serve solo la matematica. Però ti voglio dire questo, la Misha Pui, dimmi. Alla luce della prestazione odierna di la Misha Pui sugli sci, non dimentichiamo che è anche caduto, attenzione, perché l'uomo da battere domani è proprio lui. Se salta, se riesce a, se non sbaglia il salto come oggi, cioè sbaglia, poi oggi c'erano anche, l'abbiamo detto, delle condizioni abbastanza difficili per tutti quanti. Sì, Michielli porta a casa 15 punti, per entrare tra i migliori 30 delle generali deve guadagnare ancora parecchio e bisogna fare delle valutazioni per capire che cosa fare nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Io ho proposto questa soluzione della Coppa Continentale per Michielli e Bauer, non perché li voglio ammazzare psicologicamente, ma perché davvero possono fare qualcosa di importante per l'intero movimento. In ultimo, ed è doveroso, Luca, i complimenti a Fabian Ebenok, che è capo allenatore e sta dimostrando di avere grande dimestichezza nella gestione delle squadre, vedi quanto è avvenuto nel salto femminile fino alla passata stagione, ma i complimenti vanno a Sepp Chenetti, uno degli uomini che con Marco Alvarello ha portato la squadra italiana di sci di fondo al vertice.